Guerra calda. Cina incontenibile in Africa e Medio Oriente. Europa-Cina. I costi di trasporto raddoppiano. Lavrov. Cos'è un genocidio? Dalla lotta alla povertà alla guerra contro i poveri. Approfondimento delle notizie oggi in diretta alle 19:30, Levante. Guerra calda. I rintocchi della mezzanotte rappresentano da un po' di giorni un orario ad alta tensione, soprattutto per il Medio Oriente e il Mar Rosso. Allo scoccare della giornata di oggi, 18 gennaio, l'esercito degli Stati Uniti ha lanciato il suo quarto attacco allo Yemen, colpendo le province di Hudaydad, Taiz, Damar, Al-Baida e Saada. Il comando centrale degli Stati Uniti, confidando che le azioni degraderanno le capacità delle forze yemenite, ha confermato d'aver sganciato 14 missili Tomahawk sul suolo dello Yemen. Missili partiti da navi di superficie della Marina statunitense e dal sottomarino Florida. Nelle ore precedenti, un drone lanciato dagli Houthi nello Yemen ha colpito una nave di proprietà americana nel Golfo di Aden. La Marina yemenita continuerà a vietare alle navi israeliane, così come ad altre navi associate ad Israele, di entrare nel Mar Rosso e nel Mar Arabico. Per quanto riguarda le navi statunitensi, militari o commerciali, così come altre navi che operano nell'interesse degli Stati Uniti, anche loro saranno presi di mira dalle nostre forze, ha precisato un alto funzionario dell'ufficio politico degli Houthi. L'Iran ha nel frattempo condannato la decisione degli Stati Uniti di inserire nuovamente gli Houthi nella lista delle organizzazioni terroristiche. Questa mossa non costruttiva da parte degli Stati Uniti non avrà alcun effetto sulla determinazione della nazione yemenita nel sostenere il popolo oppresso di Gaza, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Nasser Kanani. Se gli USA sono sinceri nell'esprimere preoccupazioni riguardo alla stabilità e alla pace nella regione, allora dovrebbero smettere di sostenere i crimini di guerra del regime sionista e il genocidio a Gaza, ha sottolineato il funzionario della Repubblica Islamica. All'alba di oggi, nel frattempo, il Pakistan ha invece condotto attacchi sulla provincia sudorientale iraniana del Sistan e del Baluchistan. Successivamente, il capo della diplomazia di Islamabad ha confermato una serie di offensive militari di precisione altamente coordinate e mirate contro nascondigli dei terroristi. L'Iran, che aveva preso di mira la zona il giorno prima, ha condannato l'attacco del Pakistan e ha convocato un diplomatico pakistano al ministero, in assenza dell'ambasciatore del paese, per fornire una spiegazione, mentre aerei da guerra israeliani hanno attaccato le postazioni di Hezbollah nella zona di Hodeisah, nel sud del Libano. D'altronde, la guerra fredda è sempre stata fredda solo per i due principali combattenti, URSS e USA. Per tutti gli altri era calda come il sangue, e in nessun luogo fu più calda che nel tentativo di colonizzare la Palestina. Il sostegno a Israele, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, non è avvenuto per caso. Ha significato la testa di ponte dell'Occidente per cercare di garantire il gettito di petrolio, il dominio francese sull'Africa occidentale e settentrionale e il controllo anglo-americano sull'Oceano Indiano e i suoi passaggi. Israele però ora si sta sgretolando, sia internamente che esternamente, e le sue atroci decisioni militari e diplomatiche assicurano che non sarà una colonia vitale ancora per molto. L'Occidente ha perso la guerra fredda, ma sul terreno la guerra sarà molto calda. Cina incontenibile in Africa e Medio Oriente. Da quando è diventato titolare degli esteri nel 2013, Wang Yi ha sempre scelto l'Africa come primo scalo diplomatico dell'anno, una tradizione che il ministro cinese ha rispettato anche nel 2024, facendo tappa in Egitto, Tunisia, Togo e Costa d'Avorio. Al di là dei molteplici interessi economici e dei grandi progetti infrastrutturali che Pechino sta portando avanti con questi paesi,
Il tour diplomatico di Wang ha ovviamente anche una valenza geopolitica. Da un lato perché la Cina intende cercare la sponda di queste nazioni sul dossier israelo-palestinese, questione sulla quale la Repubblica Popolare lavora da tempo per avere un maggior peso a livello internazionale. Dall'altro perché Pechino si presenta a questi stati come garante della multipolarità, ovvero come un governo che, in netto contrasto con il modello occidentale, si spende per la salvaguardia della sovranità, della specificità e della dignità di ogni paese. Discorso questo che fa particolarmente breccia in una nazione come la Tunisia, ormai in aperta rotta di collusione con l'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale, ma anche in Egitto, paese profondamente colpito dalle conseguenze di un conflitto che sta bussando alle sue porte. Proprio in Medio Oriente, Pechino sta concentrando ultimamente buona parte dei suoi sforzi diplomatici ed economici. Mentre il ministro Wang prosegue il suo viaggio verso la Giamaica e il Brasile, la Cina continua infatti ad aggiudicarsi importanti fette della torta energetica irachena. Tant'è vero che dopo aver recentemente sottratto alla statunitense ExxonMobil il gigantesco giacimento petrolifero di West Qurna 1, la compagnia statale Petrochina ha appena messo le mani anche sulle riserve di gas di Nar Bin Umar. Il controllo di questi siti non ha solo una valenza economica, ma anche geopolitica. Assicurarsi i principali giacimenti della regione di Bassora consentirebbe infatti di aprire un collegamento senza soluzione di continuità tra l'Iran e le coste siriane. Un collegamento che, per essere completato, dovrebbe comprendere l'enorme giacimento di gas di Akkas, sul quale la Russia sta lavorando ormai da anni. Se il progetto andasse in porto, l'asse multipolare guidato da Mosca e Pechino si troverebbe a gestire un vero e proprio ponte terrestre fra Teheran e il Mediterraneo. Un corridoio che permetterebbe a questi paesi di aggirare le rotte attualmente controllate dall'Occidente, ovvero di poter trasportare più facilmente verso ovest qualsiasi tipo di mercanzia, dal petrolio iraniano sotto sanzione a eventuali carichi di armi per gli alleati mediorientali minacciati dall'espansionismo occidentale. Europa-Cina. I costi di trasporto raddoppiano. Le tariffe per trasportare le merci via nave dalla Cina all'Europa sono aumentate del 91% su base settimanale. Gli spedizionieri sono infatti costretti, data la situazione nel Mar Rosso, a prendere rotte più costose che possono allungare di settimane i tempi di consegna, rendendo così appetibili le tradizionali rotte aeree, di solito meno convenienti. Alcune compagnie di spedizione, che in genere fornivano il 20% di servizi via aereo e 80% via mare, potrebbero passare a percentuali del 50-50. I clienti, infatti, sarebbero sempre più alla ricerca di rotte multimodali, ovvero spedizione via nave fino al Medio Oriente e poi verso l'Europa tramite cargo aereo. D'altronde, il traffico del canale di Suez è attualmente ai minimi storici se si eccettua la situazione di blocco del marzo 2021, causato dalla porta container Ever Given, quando l'anomala sperimentazione durò solo 6 giorni. Lavrov. Cos'è un genocidio? Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha tenuto oggi una conferenza stampa a Mosca per discutere i risultati della diplomazia russa e condividere le sue opinioni sui cambiamenti nel panorama globale dell'ultimo anno. Alla conferenza hanno partecipato circa 190 giornalisti russi e 170 membri della stampa estera. Il capo della diplomazia russa è intervenuto sulla situazione in Medio Oriente, sottolineando che nessuno ha dato il diritto agli Stati Uniti e ai suoi alleati di condurre attacchi contro le milizie Houthi nello Yemen. Lavrov ha ricordato che l'azione unilaterale ricorda la campagna di bombardamenti occidentali contro la Libia nel 2011, che portò il paese alla completa rovina. Per quanto riguarda la questione palestinese, il ministro russo, nel ribadire la necessità di una soluzione a due stati, si è detto pronto a svolgere un ruolo attivo nella soluzione del conflitto su vasta scala, che garantirebbe la sicurezza di Israele nel quadro dell'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tuttavia, secondo il capo della diplomazia russa, Israele non dovrebbe pensare che l'Olocausto gli dia carta bianca quando si tratta di politica estera,
Sebbene lo sterminio deliberato degli ebrei fu un crimine terribile, lo fu anche il genocidio del popolo sovietico durante l'invasione nazista. Secondo questa logica possiamo fare quello che vogliamo. Ciò non funzionerà se vogliamo sostenere sistematicamente il diritto internazionale, ha detto Lavrov, che ha ribadito l'enorme differenza tra i bombardamenti criminali a Gaza e le azioni russe in Ucraina. L'esercito russo rispetta le norme. Colpiamo obiettivi militari in Ucraina, ha detto il ministro degli esteri russo. Per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino, Lavrov ha fatto notare come l'Occidente sia consapevole che Zelensky stia sfuggendo al controllo e ha criticato ancora la NATO per non avere mostrato alcun interesse a risolvere il conflitto, accusando i paesi occidentali di spingere Kiev ad un'escalation. In primis il Regno Unito, reo a suo dire di consigliare all'Ucraina potenti attacchi contro la Crimea. La Russia non vede alcun motivo per tenere colloqui con gli Stati Uniti sulla stabilità strategica, finché questi intraprendono una guerra ibrida contro Mosca sostenendo l'Ucraina, ha concluso il ministro. Dalla lotta alla povertà alla guerra contro i poveri. La guerra contro la povertà e le ineguaglianze è stata persa. E se in termini reali i 5 miliardari più ricchi al mondo, Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison e Warren Buffett hanno raddoppiato le loro fortune, il 60% più povero dell'umanità ha diminuito ancora di più i propri gettiti. A renderlo noto, nel contesto del World Economic Forum di Davos, è il nuovo rapporto di Oxfam, intitolato Disuguaglianza, il potere al servizio di pochi. Dall'annus horribilis 2020, i patrimoni dei ricchi sono cresciuti 3 volte più rapidamente del tasso di inflazione. Ma ad aumentare le disparità, denuncia il rapporto, ci ha pensato il sempre crescente caro vita dovuto alle varie emergenze. Nel biennio 2021-22, le più grandi multinazionali del pianeta hanno accresciuto i profitti dell'89% rispetto al periodo 2017-2020, dove di certo non se la passavano male. Se i poveri sono condannati alla miseria, i calcoli effettuati da Oxfam prevedono anche che il numero dei milionari crescerà del 44% da qui al 2027. In ogni modo, la ricchezza è fortemente concentrata nel nord globale, dove vive soltanto il 21% dell'umanità, ma dove è localizzato il 69% della ricchezza netta privata e il 74% della ricchezza miliardaria globale. Per quasi 800 milioni di lavoratori in 52 paesi, il monte salari ha subito un decremento in termini reali di ben 1.500 miliardi di dollari nel biennio 2021-22. Una perdita equivalente a uno stipendio mensile per ciascun lavoratore. Venendo al Fu Bel Paese, le statistiche del 2022 mostrano che l'1% della popolazione più abbiente detiene una ricchezza 84 volte superiore a quella del 20% più povero dello stivale. Difatti, il reddito reale pro capite delle famiglie nell'area OCSE nel secondo trimestre 2023 è aumentato per il quarto trimestre consecutivo, mentre in Italia è diminuito dello 0,3%. Inoltre, sempre secondo l'OCSE, dal 2007 l'Italia è il paese che ha perso più potere d'acquisto dopo la Grecia. La richiesta di aiuti alimentari ha registrato un più 12% negli ultimi 18 mesi a Milano, a Roma un più 34% rispetto al 27% del 2022 e la povertà assoluta in Italia è passata dal 3% di 15 anni fa al 9,4% del 2023. I cosiddetti poveri assoluti sono saliti da 1,8 milioni di 30 anni fa ai 5,6 milioni del presente. L'Italia cresce più delle altre grandi economie europee, ha dichiarato la prima ministro Giorgia Meloni il 31 luglio scorso fra un pacchetto di sanzioni anti-Russia e l'altro, e la guerra contro i poveri continua su tutti i fronti.